tifoso del Liverpool. No, adesso del Taranto, chiaramente. Bene, grazie, ecco, bellissima questa maglia. Adesso però l'editoriale di Farantino, che riassume un po' i temi della trasmissione odierna. Vediamo insieme. Il campionato di Lega Pro, concluso in termini organizzativi e tecnici, ha dato più di qualche informazione, a volte veri e propri moniti o allarmi che ognuno, per quanto gli compete, dovrebbe valutare, analizzare e dai quali trarre insegnamento. Il primo dato, di natura tecnica ed economica, riguarda gli investimenti che una società deve effettuare per levarsi più di qualche soddisfazione in un torneo lungo e difficile come la vecchia Serie C. Abbiamo dovuto prendere atto ancora una volta che l'equazione soldi-successo sportivo è tutt'altro che una formula matematica perfetta, anzi talora presenta spesso più eccezioni che regole. È il fascino dello sport, una sorta di democrazia naturale che consente al Davide Portosummaga di vincere contro Golia Verona, di essere abbattuto con recriminazioni dolorose e polemiche inutili. Spesso il calcio estivo rappresenta uno sport diverso, virtuale, rispetto a quello giocato, e sarebbe salutare, in quest'ottica, evitare pronostici correlati al denaro speso. I tonfi fanno male al morale dei tifosi delusi, alle casse della società, avvelenano il clima, talora in modo irreparabile. Con la famosa definizione rituale di programma di ridimensionamento. In tutta onestà è quello che è successo a Verona, ma anche in tante altre piazze, compresa Taranto. Da noi non solo sono emerse perplessità sul valore reale del parco tecnico, ma certezze sulla politica di acquisizione e mantenimento, cioè gli ingaggi, di qualche presunto talento un po' decotto. Partire con una squadra fresca, giovane, affamata, mixata da pochi elementi di esperienza può aiutare tutti ad assaporare di più il sacrificio, il sudore, il sangue da buttare per un obiettivo qualificato. Il secondo elemento di riflessione, collegato al primo, riguarda il concetto di investimento nel calcio di questo livello. Parliamoci chiaro, chi scende dalla Serie B in Lega Pro è raro che lo faccia per darsi un brivido di emozione o per vincere l'ordinazione a missionario. Il doloroso passo viene fatto perché non ha spazio e mercato in una categoria superiore e, più o meno inconsciamente, si attende in Lega Pro la titolarità del posto in squadra, l'ingaggio da star della categoria, i benefits correlati ai suoi successi trascorsi. Alla fine, se tutto va bene e gli astri si allineano, si potrà godere di prestazioni di un certo livello, utili alla causa sportiva di chi lo paga e di chi paga il biglietto. Quando si fanno 5-6 contratti con questi presupposti di ingaggio, il presidente della società sportiva si ritrova d'incanto in un casinò dove al tavolo si sta giocando buona parte delle proprie potenzialità. Qualcuno gli ha detto che se gli va bene rientreranno tanti soldi, diritti televisivi, pubblicità, crediti di Lega superiori, visibilità popolare che, senza guastare, ti può assicurare un posto da parlamentare con relative indennità e pensione e, alla fine, le briciole, gli incassi al botteghino, di preistorica memoria. E se la carta buona non arriva, oppure se la pallina non si ferma sul numero giusto? Bene che vada, si va al programma di ridimensionamento, altrimenti si varia da cessione del titolo sportivo al sindaco al fallimento. Insomma, il solito menù che troppo spesso a turno è toccato ingurgitare a diverse piazze sportive, anche importanti, Perugia docet. Terza questione, la composizione dei gironi. Al di là delle questioni sezionate in modo maniacale sulla sicurezza con la famigerata tessera del tifoso, considerando, ahimè, assodato il biglietto nominale, si è palesato in modo obiettivo che ci sono delle piazze che sono incompatibili fra loro. Per carità, in qualche caso, come Verona quest'anno, non era possibile accedere al settore ospiti neanche alla confraternita dei focolarini. Ma certe miscele sono comunque a forte connotazione esplosiva. Di sicuro Campania e Puglia costituiscono calcisticamente due realtà ancora ben lontane da poter essere accostate. La soluzione, molto comoda ma tristissima, di vietare le trasferte consente di affermare senza ipocrisia che è meglio qualche ora di viaggio in più che la radiolina o la televisione. L'aspetto che la Lega Pro dovrebbe assicurare è però quella di vigilare su una estensione superficiale e a volte scriteriata del provvedimento di divieto anche in stadi con requisiti e tifoserie non particolarmente animose. Quest'anno, ad esempio, il Taranto e i Tarantini hanno dovuto sopportare certe decisioni frutto semplicemente dell'indolenza delle autorità preposte a svolgere un normale lavoro di ordine pubblico. Pertanto sono stati agitati precedenti da intifada in realtà sportive, nelle quali addirittura si è raccolta la solidarietà delle tifoserie locali orfane delle curve ospiti. Che ognuno
faccia la propria parte. Società, presidenti, calciatori, tifosi, Lega Pro e autorità locali. Forse siamo ancora in tempo per non distruggere completamente il nostro giocattolo preferito. Forza, vecchio cuore rossoblù. Che curva. E questo è il commento che ospitiamo davvero con grande piacere ogni martedì di Falantino, tifoso del Taranto, professionista fuori sede, quindi la voce era la mia, ma il commento, il testo è stato scritto da Falantino, che ringraziamo e salutiamo affettuosamente, naturalmente è un soprannome, un pseudonimo. Siamo in chiusura, abbiamo giusto il tempo per i saluti e i messaggi.